stati. Grazie. Grazie a te, Agata, per l'invito. Commentiamo un po' insieme quella che è stata la giornata del 7 maggio e non soltanto. Partiamo da lì. Io vorrei chiederti una cosa. Emergenza cultura. Ho riflettuto molto quando sono tornato a casa dalla manifestazione su queste due parole messe insieme e credo che in un paese come il nostro il fatto che la cultura sia diventata un'emergenza è una delle cose più folli che potesse accadere. Non so cosa ne pensi tu e come hai vissuto la giornata. Allora, la giornata è stata bellissima, se si può dire bellissimo quando c'è l'esigenza di fare una manifestazione, perché in un paese come l'Italia si paragona la cultura, cosa, al Concordia, come si chiamava, alla nave di Stichettino? Sì, Concordia. Alla Concordia, perché poi è quella una delle immagini, o vedere le orribili navi nella vicina Venezia, Piazza San Marco, che la fa tremare. Il discorso di mettere insieme queste due parole ha qualcosa di surreale. Cioè, il problema è che l'emergenza culturale diventa endemica ormai, al di là che si sta proprio perdendo a livello, adesso si vuole a livello legislativo, perdere il nostro patrimonio identitario, e questa è la cosa terribile. Se tu a un paese togli la sua cultura, togli la sua identità. E quindi la puoi inglobare in qualsiasi altro progetto, diventa un dormitorio e vogliono disumanizzare tutta la peculiarità dell'Italia e renderla una città-nazione cementificata. E il problema è che questo è un progetto che a livello legislativo è orribile, ma parte anche da un progetto specifico anche nelle scuole, no? Emiliano, cioè depauperarle totalmente. Sì, io pensavo a quello che dicevi, se può essere una bella notizia dover fare una manifestazione. Mi veniva in mente che qualche mese fa sono stato invitato ad intervenire verso mezzanotte per la notte del liceo classico. Cioè siamo arrivati in Italia, nella patria di Dante, Petrarca e Boccaccio, a fare la notte che serve a salvare il liceo classico. Perché bisogna salvare il liceo classico? Si possono fare tante scelte di carattere scolastico, è giusto che ci siano anche magari nuovi sbocchi determinati da nuove opportunità professionali, dicono. Ma perché tutto questo deve andare a discapito di una scuola come quella del liceo classico? Perché deve essere trasformata? Anche perché riflettevo proprio mentre tornavamo su questo concetto di emergenza culturale, anche quello dell'insegnante è un lavoro. Ed è un lavoro piuttosto importante. E che saranno i prossimi insegnanti se il liceo classico deve essere salvato? La scuola che oltre che di formazione deve essere anche quella che veniva definita la scuola professionale. Ma la scuola della formazione dello spirito che fine fa? Perché comunque la scuola oltre che darti l'opportunità di creare un lavoro, di trovare un lavoro, deve anche darti l'opportunità di costruire una persona, nel senso costruire le opportunità per diventare una persona. In un paese come l'Italia, ecco perché emergenza cultura è azzeccato e allo stesso preoccupante. Sì. È una definizione preoccupante perché coinvolge tra l'altro una serie di realtà che bisogna iniziare a mettere insieme. Quindi la cosa positiva di ieri è stata proprio questa, no? Che c'è stata una manifestazione in tutti i sensi della consapevolezza che non c'è veramente più tempo per non fare questa cosa. Contemporaneamente, anche se sono stato contento di aver visto tanta gente, di aver visto il modo in cui la gente ha partecipato, mi chiedo sempre, ma me lo chiedo anche quando ce ne sono 1 milione di persone, mi chiedo sempre dove erano gli altri 59 milioni e ieri come in altre circostanze, sì. Anche quando ci sono 1 milione di persone, perché noi siamo sempre 60. Qui rientra anche un altro discorso che stavamo facendo, che è quella della, diciamo, disinformazione, ma non è ormai neanche più questo, è proprio la totale perdita della notizia che effettivamente è una notizia, proprio messa da parte perché non è utile in questo momento, non fa parte del programma, non fa parte del progetto e va messa a lato. Della manifestazione del 7 maggio non ha parlato praticamente nessuno. Sai cosa stavo pensando oggi? Non avrei mai pensato di vivere
quello che io ho studiato quasi ossessivamente come periodo storico, ma che l'avrei vissuto sulla mia pelle, sta ritornando una dittatura che parte dalla cultura, perché all'epoca, cioè, i gobetti davano fastidio, ecco perché non ci devono essere i licei classici, perché da che mondo è mondo, sono gli umanisti che poi hanno fatto le rivoluzioni o comunque non hanno fatto spegnere il pensiero. L'emergenza cultura è di ognuno di voi che vede nei suoi figli, delle sue nonne, perché quando si perdono stimoli non si sa più discernere il bene dal male e questo significa che si va a spolpare, sostanzialmente siamo un corpo comatoso che sta per essere totalmente spiantato di tutti i suoi organi, visto che il primo è stato il cervello. E poi ciao. E tornando sempre al mio mondo, che per fortuna è diventato quello della scuola, non solo per fortuna, l'educazione alla cittadinanza. Quanto si è parlato di Costituzione tra Paolo Maddalena, Tommaso Montanari, l'articolo 9, sì, ma poi ci è stato spiegato che non è soltanto l'articolo 9 qui ad essere messo Esatto. in ballo, c'è l'articolo 118, c'è la difesa della patria. Maddalena ha utilizzato anche, come dire, dei termini, delle definizioni. A volte, anche se vogliamo, borderline, ma proprio per essere efficace, per far capire che cosa stiamo rischiando tutti quanti in un paese come questo, che più giro, più è il paese più bello del mondo. Nella nostra scuola pubblica è stata reintrodotta, fortunatamente, la materia di educazione civica, che adesso si chiama educazione alla cittadinanza. L'importante è che è stato rimesso obbligatoriamente un'ora alla settimana. E questa è una cosa sulla quale io non derogo nel mio programma settimanale a scuola. Quanti insegnanti, non voglio dire che sono il più bello e il più bravo, ma quanti insegnanti fanno un'ora alla settimana educazione alla cittadinanza? Questi 3 anni non ne ho trovati molti. Se vuoi ripartire per creare una dimensione sociale in un mondo che mi dispiace per chi non è d'accordo, ma la realtà è che è un mondo meticcio, mi piace definirlo così. E come vuoi trovare delle basi comuni in questo nuovo mondo pluriculturale, se lo vogliamo definire così, se non attraverso Giusto. l'insegnamento della nostra Costituzione italiana, la cosiddetta e la banale condivisione dei valori? Allora, per coinvolgere chi ci ascolta, Sì. possiamo dire anche quali saranno le tappe future e soprattutto su che cosa si devono svegliare, su che cosa devono cercare informazione nei prossimi giorni, settimane e mesi. Sì, perché comunque non è una cosa che finisce qui, avrà degli altri appuntamenti, no? La finalità è appunto il famoso referendum. Sì, chiaro. Informatevi. Battaglia lunga sarà quella per arrivare ad un referendum. Potrebbe essere un punto di partenza, no? L'incontro che c'è stato. Sì, anche lì ero diviso sul fatto che questa cosa la sentivo dentro, la sentivo tutti. Non voglio rimanere scottato, ecco, se siamo qui anche per coinvolgere giustamente chi ha la bontà di seguirci, è che non voglio rimanere scottato. Comincio ad avere qualche bruciatura sulla pelle in questi ultimi, diciamo, 28 anni ormai così, di partecipazione, ecco, diciamo così, di partecipazione sociale. Mi ricordo tante prime volte, mi ricordo tante prime, anche tante seconde volte magari, però quello che un po' è sempre mancato, e io dico di essere il primo, è poi questa coerenza quotidiana. In gioco la nostra generazione che deve sapersi difendere e combattere. E sul tavolo c'è la partita del lavoro, c'è la partita del demanio, è la possibilità di mettere le mani sul patrimonio archeologico, artistico e naturistico del nostro paese, e cioè perdere le nostre spiagge, perdere i nostri boschi. Perdere le costruzioni, perdere i siti archeologici, perdere le opere d'arte per gli interessi di pochi. Non è una cosa da guardare in un'altra parte, perché è questo il momento da chiedersi qual è l'Italia che vogliamo lasciare alle altre persone, qual è l'Italia con cui vogliamo accogliere i nostri turisti. Volevo dire un'altra cosa sul referendum, perché poi non so se sono diventato, tipo, forse sarà un segno di maturità, spero, Senilità. o senilità, infatti diciamo che se va bene è maturità. È proprio stato posto in una forma fastidiosa, si può dire? Cioè qui non si sta facendo o con me o contro di me, non può essere tutto ridotto sempre ad essere o con me o contro di me, non può essere sempre solo ed esclusivamente una battaglia partitica.
più che politica. Non si può andare casa per casa a portare il libretto delle istruzioni per il referendum, perché ho capito che gli italiani hanno la memoria corta, però sono atteggiamenti che ci ricordano altra gente. È veramente preoccupante il modo in cui tutto questo si sta ponendo di fronte agli italiani. E la cosa che più mi preoccupa è che siamo nel mese di maggio. Immagino da qui a ottobre che campagna sarà. Sarà una campagna di distruzione, senza Sì. esclusione di colpi. Quindi bisogna partecipare, informarsi e capire. Capire, come diceva Paolo Maddalena ieri, a chi serve tutto questo. Cui Esatto. prodest? Perché va tanto bene questa Costituzione, bisognerebbe solo applicarla. Anche questo so che è banale, viene sempre detto, però è così. Visto che non è praticamente quasi mai stata applicata in alcuni suoi passaggi, tra l'altro fondamentali, voglio parlare dell'articolo 1 negli ultimi 15 anni. Poi, per carità, mi rendo conto che è demagogia, perché uno dice, vabbè, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, poi dopo però tutti i giorni bisogna fare i conti con i problemi. Va bene, però intanto uno si lasciasse, come dire, filosoficamente, no? Trascinare da quello che c'è scritto nel primo articolo della Costituzione. Vada a cercare a creare situazioni per dare lavoro, perché questo dice il primo articolo della Costituzione. Non cerchi di fare il contrario facendo finta di fare quello. E poi ce ne sono tanti altri di articoli, non soltanto dei 12 fondamentali della nostra Costituzione. Se restiamo a quelli sul lavoro, il 37, l'equiparazione sul lavoro delle donne e il lavoro degli uomini, cosa che in questo paese ancora non ha. Una statistica di novembre dice che le donne devono lavorare 2 mesi in più minimo all'anno per ottenere lo stesso stipendio a parità di incarico. Perché non provare prima ad applicare? Perché non metterci d'accordo su alcune cose Esatto. che sono scritte nella Costituzione e dire ok, su queste allora ribasiamo il tutto perché ci sembrano importanti per tutti e poi dopo vediamo il resto. Invece no, si parte per svilire e indebolire la Costituzione. No, si dovrebbe fare un lavoro di applicazione della Costituzione, è ben diverso. Si ritorna al passato. Da un punto di vista proprio del rapporto con i cittadini che diventano soltanto così degli elettori che servono in determinati momenti. E questo non è, nel 2016, veramente in un paese come il nostro, non è una cosa che più si può accettare. Noi ci dimentichiamo che siamo noi quelli che abbiamo dato il germe di un'idea di Europa, di una federazione degli Stati Uniti d'Europa, e che poi ci siamo ritrovati dopo qualche decennio ad essere quelli che invece In affanno. corrono all'ultima ruota del carro per salire anche loro e dire sì, c'è bisogno, magari se possiamo dire la nostra. C'è qualcuno che mi ha criticato perché per il 25 aprile ho messo Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber, ma bisogna ascoltare il testo È per una bella vero, canzone, sì. non bisogna fermarsi al titolo, bisogna ascoltare al testo, a questa bellissima lettera che in punto di morte, possiamo dire, Giorgio Gaber scrive al Presidente della Repubblica Italiana. Allora, informatevi, 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 grazie di averci ascoltato. Ci ritroveremo sul tubo o in radio. A presto. Ciao. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao, Ciao. grazie.